Allora, buonasera, abbiamo qui con noi Nocerino Junior, oggi migliore in campo nella vittoria di Chiama Non Dimentica sulle vecchie glorie per 6-2. Ricordo che è la prima giornata di Coppa Calcio 8. Allora, Nocerino, hai tenuto la partita in mano fin dai primi minuti. Sì. Il gol subito il primo tempo è stato un episodio, avete vinto. Può capitare, è stata una bella partita. Allora era una bella squadra, si sono dimostrati tosti, ragazzi che corrono, però noi oggi diciamo che abbiamo fatto la partita quasi perfetta. Dico quasi perché chi mi conosce sa che i due gol subiti sono una cosa che non tollero, però ci può stare. Il primo è stato un episodio, il secondo dobbiamo migliorare nelle uscite, però tutto sommato è stata una bella partita. Per quanto riguarda la tua prestazione personale, diciamo, hai fatto oltre ai gol, agli assist, abbiamo visto che corri per tutto il campo, poi sei quasi un mister, diciamo, stesso in campo, guidi. No, la partita personale non guardiamo mai, ci diciamo spesso agli spogliatoi che conta il gruppo. Penso che si veda, anche chi magari ha dei limiti riesce a lavorare sui propri difetti e mette a disposizione della squadra il meglio per poter vincere ogni partita. Diciamo, le qualità ci sono, anche singole, il gruppo è organizzato, a cosa punta questo Chiama Non Dimentica? Sicuramente puntiamo alla vittoria, lo dico molto con umiltà, però sappiamo che è dura perché è il primo anno, ci conosciamo poco, però noi ce la giochiamo. Ben venga. Anche un double è possibile, Coppa e Tornei? Lo spero, anche solo il campionato per noi va molto bene. Va bene, allora ti faccio complimenti. Grazie. In bocca al lupo per le prossime. Grazie. Signore e signori, siamo col qui presente Luca Pociamirante, potete abbassare un attimo l'inquadratura perché, come sapete, ha dei notevoli problemi di altezza, ma non problemi di calcio, perché oggi il signor Luca è stato premiato come il miglior in campo. Sei contento, Luca? Non ci sono lecca lecca, mi dispiace, ma il signor Luca qui presente ha fatto un'ottima prestazione perché ha dettato perfettamente i tempi a centrocampo. L'attacco è andato più che bene perché è un trio che è più che collaudato di tre, il Cavaliere più Mario Enrico. Più di questo che dobbiamo dire? Inizio un po' sbilenco così, la squadra forse subito un po' in difesa oppure una palla inattiva, come dobbiamo dire? Vabbè, abbiamo subito poco. Sei tu che hai imparato i carburanti. Subito abbiamo fatto noi la partita poi dall'inizio. Sì? Sì, fortuna di aver. Hai qualcos'altro da dire? Vittoria perché non puoi venire a fare interviste? Perché io non sono contrario all'intervista. Cioè le fanno i giocatori stranieri in Serie A, non le vuoi fare tu? Però. Non se ne fotte nemmeno di niente. Ma almeno migliore in campo, sei contento di essere certo, stato premiato? Sono contento. Va bene, i lecca lecca comunque non sono arrivati. Grazie, perciò siamo più forti. Salutiamo dal torneo calcio 8 il signor Luca Mirante. Arrivederci. No, esci, vedete? Antonio Mando, salve. Buonasera da Millennium, l'Oro Massiccio ha appena battuto 5-3 lo Scarsena nella gara valida per la prima giornata della Coppa Calcio 8. Siamo con i migliori in campo, Correale e Cassese, nuovo acquisto dell'Oro Massiccio, tutto bene a te? Anche tu. Ecco, la parola a Correale, l'Oro Massiccio che soffre ma riesce a vincere. Sì, una partita è stata sofferta, siamo andati subito in vantaggio, ma ci hanno rimontato per ben due volte, ma siamo riusciti a portare il risultato a casa, fortunatamente. Un Vessel in ombra che però sul 3-3 risolve, diciamo, con una grande punizione. Sì, Vessel anche se in ombra, ma fa sempre la differenza, il suo fa sempre, con una prodizza risolta. Diciamo che ha fatto solo quello. Ecco, interviene Cassese, nuovo acquisto, nuovo innesto, una parola sulla prestazione di Cassese. Cassese è molto utile, è un acquisto voluto dalla società, è molto utile di davanti, con molto movimento e sponda per i compagni. Due parole sulla prestazione di Musto. Musto, nuovo acquisto. Sì, un ottimo difensore, ci ha salvato in bella occasione anche sulla linea di porta, è davvero ottimo. Cassese è dice uomo che Vessella negli spogliatoi sono andati di spesa e hanno fatto i poteri. Parliamo della prestazione, uomo assist, un po' diciamo fuori forma però vi fa l'assist. Lo giocavo da molto, da luglio. Sono ancora un po' fatto male, sono affaticato. Pensi di verrà confermato in questo team? Sono sincero, non mi interessa, se mi chiamano. Benvenga, diciamo. C'è poco la mattina mi sveglio lo stesso. C'è poco attaccamento alla maglia. Io sono attaccato solo alla maglia, cioè. E sappiamo qual è la maglia a cui è attaccato. Lo sai, non mi posso attaccare la maglia. Per l'Oro Massiccio quindi buona la prima. Buonissima la prima. Di Coppa Calcio 8. Di Coppa Calcio 8. Di Coppa Calcio 8. Campionato come siamo messi? Il campionato è dei terzi. Abbiamo perso la prima. Quanto abbiamo perso? Non c'ero, non l'ho vista la partita però avete perso. Non lo sai. Non lo so. Mi sta mettendo adesso in difficoltà e quindi chiuderemo l'intervista.
Pistone più preparato. Pistone ovviamente più preparato. Due parole anche per il portiere Esposito. Il portiere devi dare un ottimo impaggio. Sì, però forse sul secondo gol forse potevi fare qualcosa in più. Ma sicuramente. Troppo pensavo che fosse che era un cross. Ultima domanda. Un voto alla prestazione di Antonio Di Buoni. Primo tempo 7. Secondo tempo 3. Vera media 5. Grazie. Prego. È tutto da Millennio. Appena terminata l'Olympique Maiano Hermanos United, vittoria del Maiano per 4-1, siamo con Simone Battistelli, migliore in campo. La partita è stata abbastanza equilibrata nel primo tempo, forse avete subito un po', però comunque siete riusciti a reggere. Poi nel secondo, dopo il tuo gol, avete un po' dilagato. Niente, nel primo tempo stavamo studiando un po' le due squadre e non riuscivamo a trovare l'ultimo passaggio, l'ultima giocata, forse per un po' di confusione a centrocampo. Poi devo dire un'altra partita, sarà nel secondo tempo. Avete cacciato Grinta che nel primo tempo non avevate avuto. Sì, abbiamo capito un po' come ci dovevamo mettere in campo e niente, l'ho sbloccata, poi sono arrivati gol, ma... Li avete prese di sorpresa, diciamo? Sì. No, ma loro erano bravi, si vede che fanno la mina, però noi abbiamo giocato bene. Purtroppo abbiamo Daniele Di Paolo che si deve ancora sbloccare bene in Coppa. Speriamo di fare bene anche in campionato con questo Maiano perché è una grande squadra. Purtroppo si è fatto male Esposito. Mi dispiace molto perché ha giocato veramente una grande partita. Ha fatto tante parate ma si è fatto male con la squadra. Nonostante l'assenza di Ieli al centrocampo però poi siete anche riusciti. Ieli non è un centrocampista. Ah. Insomma, sì, si fa sentire sempre in qualsiasi parte. Però abbiamo tanti giocatori bravi che corrono e danno una mano alla squadra, questo è l'importante. Vabbè, ti ringrazio, in bocca grazie al lupo. Crepi. Arrivederci. Ciao Lolo Venezuela. Buonasera da Millennium, prima giornata di Coppa Calciotto. Il Real Cotoniere ha appena battuto 3-2 Napoli Riviera. Siamo con il numero 9, Esposito Enzo del Real Cotoniere. Complimenti per la prestazione, buonasera. Grazie. Real Cotoniere che alla prima riesce a vincere. Sì, come avete ben visto abbiamo giocato una grande partita contro una grandissima squadra, una partita molto tesa, alla fine pur soffrendo un poco siamo riusciti a portare questa vittoria importante per noi e per il gruppo. Siete passati in svantaggio nei primi minuti, poi il Real Cotoniere è riuscito comunque ad uscire fuori a testa alta, nonostante poi il 2-2 momentaneo. Sì, questa è la forza del nostro gruppo, un gruppo solido fatto di vera amicizia. E stiamo costruendo un bel campionato per arrivare al nostro obiettivo che è la vittoria. Quanto ha deciso l'espulsione del loro componente, del Napoli Riviera? Sinceramente penso una bella fetta di partita. Comunque stava facendo la differenza. Anche il ragazzo, il 10 è forte, bisogna fare i complimenti. E per noi è stato importante, che ovviamente non tutti siamo allenati, quindi ci ha dato una bella spinta in più, anche se all'inizio siamo andati un po' con la paura. Sì. Di non perdere tutto e poi siamo riusciti a portarla a casa. Quindi dopo il pareggio per 2-2 con la Doganella, Real Cotoniere si rifà. Sì. In Coppa Calciotto. Cominciamo la prima vittoria alla Coppa, sperando che la prossima in campionato continuiamo a fare su questa striscia. Bocca al lupo per il proseguo. Grazie a voi. È tutto da Millennium. Okay.